Gabriele, in maniera molto spontanea, ci ha preparato una piccola presentazione, una minuscola presentazione. Adesso ti lascio la parola, così parli tu. Gabriele Serafini per la meteorologia. Allora, mi sentite? Allora, come ha detto Emanuele, questo portale è nato appunto dall'idea di tre metaappassionati. Siamo io, Luca Esposito, che è qui presente, e Luca Lemanno, che è il webmaster. E è un portale che è nato da pochissimo, è nato a maggio 2014. Vai avanti. E diciamo, la mission, come insomma quella di Meteo Report, è quella di divulgare questa materia sempre in maniera corretta e spiegare insomma le nozioni di tipo scientifico in maniera anche semplice, più fruibile a tutti. Luca Esposito appunto viene da qua vicino, viene da Albano Laziale, e lui ha un'esperienza, diciamo, una, più anni nel territorio dei Castelli Romani, poi che appunto si è trasferito, dimmi se non sbaglio, da 8 anni qui ai Castelli. E diciamo che inizialmente come ci siamo trovati? Ci siamo trovati dalla sua pagina Facebook della stagione invernale, e personalmente lui ha aperto e ci siamo trovati così per caso. Questo sito, questi siamo noi tre. Un processo evolutivo da noi tre, poi ci siamo espansi, siamo passati a un tipo di divulgazione a livello nazionale. I nostri diciamo collaboratori sono Ezio Conti, che viene da Milano, Davide Matticchio da Brescia e Davide Deipe Camilletti da Cantù, che si trova proprio al confine con la Svizzera, e Emanuel, che viene da Alessandria. Purtroppo per motivi diciamo di distanza non sono potuti venire, comunque sono al corrente di questa bellissima iniziativa. E ognuno di essi appunto svolge un compito preciso, l'occupazione social dei nostri collaboratori dal nord è quella principale. Questa infatti è la nostra pagina Facebook, che insomma è partita storicamente nel 2011, se non sbaglio, 2011. E diciamo, con la nostra attenzione, la nostra cura, siamo arrivati a quasi 17.000 fan, una quota insomma non piccola, e diciamo che è il cuore appunto del nostro portale. E ogni giorno appunto ci occupiamo di inserire foto e video inerenti alla meteorologia, non solo a livello nazionale ma anche dall'estero, quindi dando un'informazione a livello globale. E da poco si sono inseriti piacevolmente altri due componenti, che sono Roberto Morgantini e Giuseppe Pigliola, che sono presenti qui davanti a me. E i due ragazzi, non so se già lo saprete, hanno più di 10 anni di esperienza, di passione sulle spalle, e hanno partecipato attivamente su forum e siti meteo, tra cui anche Meteo Network, e loro principalmente si occupano di analisi dettagliate, ditemi se non sbaglio, di climatologia, soprattutto Giuseppe, che è molto ferrato nella materia, e di articoli anche a livello didattico, come si sta occupando Roberto. E lo scorso autunno parliamo dei nostri progetti. Uno dei nostri principali progetti è quello delle webcam. Diciamo che trovando come obiettivo quello di divulgare in maniera sana, come fate voi dire Meteo Report, questa materia, noi abbiamo voluto sviluppare in questo senso il nostro obiettivo, che è quello appunto di monitorare maggiormente il territorio, visto che ci sono alcune zone come quelle dei Castelli Romani che non hanno visibilità. Questa è una delle, diciamo, la prima webcam che abbiamo installato, la seconda,
Che abbiamo installato appunto con la collaborazione con Medio Cecchina, che è qui presente, il fondatore, che è Roberto Verrelli. E appunto Roberto ha reso l'installazione, ha reso possibile l'installazione di questa webcam proprio qui accanto ai campi di Annibale. Questo è uno scatto del 28 dicembre, non so se lo leggete, una delle prime dedicate appunto della stagione, anzi se non sbaglio proprio la prima qui ai Castelli Romani del 2014-2015. E un altro progetto è quello là di Rocca Calascio, che abbiamo sviluppato insieme a un'associazione importante che è Caput Frigoris, che non sono presenti attualmente, e Roberto si è appunto occupato personalmente di sviluppare la realizzazione tecnica di questa webcam, come potete notare lì nella diapositiva. E avanti. Il nostro sito vanta di molte, diciamo, citazioni. Abbiamo avuto un'intervista inizialmente a dicembre 2014, che è dal Grillo, e un'altra successivamente da Castelli Notizie. Principalmente si sono occupati vedere quanto fosse importante l'associazione a livello locale, anche se noi ci stiamo occupando di spargere un po' questa visibilità. Vai avanti, Paolo. Da poco abbiamo anche inserito un modello previsionale nel nostro sito, che è questo del Centro Medio Treviglio, che è un modello, diciamo, abbastanza preciso su 4 km a livello orizzontale e 55 livelli verticali per la scansione orografica. E questo modello si occupa di vedere sia le precipitazioni, ma anche una serie di cose, tra cui la pressione a livello del suolo, più focalizzandosi a livello locale, essendo su base QRF. Questo, insomma, è la nostra piccola realtà, che rispetto a quella di Leto Report sembra un granello di sabbia rispetto a quello che per giorno di 7.000 passo ce l'abbiamo, quindi che cosa? Di 7.000 passo non ce li abbiamo, quindi non direi. Vabbè, quello è stato sviluppato a monte, poi adesso speriamo magari col primo anno, che sarà maggio 2015, di eventualmente creare un'associazione in modo da aggregare più persone. È quello di cui abbiamo parlato, sì, che noi una delle nostre, diciamo, convinzioni è proprio quella che mettere insieme i pezzi del puzzle non possa contribuire a migliorare i servizi e a rafforzare il concetto di associazione meteorologica. Ed è per questo che noi ogni volta che ci incontriamo invitiamo ed apriamo sempre una finestra nei confronti delle altre realtà, perché soltanto mettendo insieme i pezzi che si può arrivare a qualcosa di importante. Grazie Gabriele, grazie alla tecnologia.